Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi vi faccio il tour completo del mio bagno perché dall'ultima volta che ve l'ho fatto vedere, cioè da quando ho fatto l'home tour, che mi sono trasferita in casa nuova, ho cambiato diverse cose, ho aggiunto diverse cosine, quindi devo appunto farvi un aggiornamento. Ma cosa ancora più importante, vi faccio vedere tutti i prodotti che sto utilizzando in questo periodo per quanto riguarda la cura della pelle del viso, la cura della pelle del corpo, la cura dei miei capelli, che cosa uso per le ciglia, insomma, vi dirò veramente tutto quanto, vi farò vedere tutti quanti i prodotti, quindi da oggi non avrete più scuse, cioè saprete esattamente, perché me lo chiedete molto molto spesso: Nicole, cosa usi per i capelli? Nicole, cosa usi per la tua pelle? Che cosa usi per avere ciglia così lunghe? Quale autoabbronzante stai usando? Quindi oggi rispondo a tutte quante le vostre domande e vi farò vedere tantissimi brand diversi, perché come sapete mi arrivano sempre un sacco di prodotti nuovi da testare, quindi ne ho veramente tantissimi da farvi vedere. Quindi iniziamo, ragazzi, let's go, entriamo nel mio bagno e vi faccio vedere tutto quanto. Vi faccio vedere prima come è strutturato il bagno in caso non lo conosceste. Qui siamo proprio davanti all'entrata e questo è il bagno come si presenta. Prima di entrare c'è la doccia qui subito sulla sinistra, che è molto grande ed è anche molto comoda. Poi abbiamo qui davanti, ci ha messo questo tappetino rosa, naturalmente rosa, e poi qui abbiamo la vasca da bagno con queste lucine sotto che fanno molto atmosfera, mi piacciono un sacco. E qui appunto io adoro, beh, ve l'ho già detto, se avete già visto il mio bagno lo sapete, io adoro questi, non mi ricordo il nome, comunque queste piastrelline che sono madreperlate, hanno dei riflessi colorati, non so se si vedono in videocamera, ma appunto adoro. E il bagno è stato completamente ristrutturato poco prima che io entrassi, cioè non solo il bagno, era tutto l'appartamento, quindi è tutto appunto nuovissimo. Comunque sì, questa è la vasca da bagno e poi qui, oh, da lì siamo entrati, qui c'è la doccia e poi qui subito davanti all'entrata c'è il doppio lavandino che naturalmente utilizzo solo io con un sacco di prodotti e il mobiletto sotto al lavandino e poi qua sopra c'è uno specchio bello ampio contenitore, quindi vi farò vedere anche tutti i prodotti che ho all'interno e che utilizzo quotidianamente. Quindi questo è un po' il layout del mio bagno. Ah, se vedete, ragazzi, che ho una macchia tra le dita è perché non ho sciacquato benissimo l'autoabbronzante e quindi mi è rimasta la macchia. Quindi sciacquate sempre bene il vostro autoabbronzante dopo che l'avete applicato, perché altrimenti vi ritroverete con delle macchie simili. Comunque, sì, questo è il layout del bagno. Adesso vi faccio vedere i prodotti nello specifico. Iniziamo con le cosine che ho sul lavandino e poi vi faccio vedere i prodotti che tengo all'interno dello specchio. Allora, primo prodotto che vi voglio consigliare è questo sapone di Gamila ed è super idratante, ragazzi, lascia la pelle morbidissima, ha un buonissimo profumo, è super delicato, lo adoro. Dentifricio, sto usando Acqua Fresh, rigorosamente whitening. Io sono fissata con il bianco dei denti, li voglio super bianchi e quindi tutti i prodotti praticamente che compro sono whitening. L'importante è che i dentifrici non abbiano i granelli perché rovinano a lungo andare lo smalto, quindi non utilizzo mai dentifrici con granelli, ma sempre whitening. Questo non è il mio spazzolino, lo utilizzo soltanto per pulire l'Invisalign in realtà, perché io utilizzo lo spazzolino elettrico che poi vi farò vedere. Una cosa che non può mai mancare è il filo interdentale, ragazzi. Io sono appunto super fissata con i denti, li voglio sempre bianchissimi, sempre pulitissimi e non riesco a capire come ci sia gente che non utilizza mai il filo interdentale e non si sente sporca, cioè boh, non lo so, non riesco a concepire. Quindi appunto sempre il filo interdentale lo uso mattina e sera, a volte addirittura 3 volte al giorno. Questo è l'Oral-B Setting Floss, in realtà uno vale l'altro, basta che lo utilizzi. Se mi dimentico di portarmelo dietro tipo in vacanza, per me è il delirio, cioè mi sento proprio i denti sporchi, è una cosa che non sopporto. Iniziamo con la skincare, il primo prodotto, anzi sono diversi, questi sono di Lab Care, li tengo sempre a portata perché sono i prodotti che sto utilizzando di più nell'ultimo periodo.
periodo. Il primo che non vedevo l'ora mi arrivasse e lo sto amando è l'acido ialuronico complex a 5 pesi molecolari. Sapete quanto sia importante l'acido ialuronico per la nostra pelle? Non ad idratarla, ma a mantenere l'idratazione nel tempo, quindi va sempre abbinato ad un idratante e aiuterà il nostro idratante appunto a mantenere la nostra pelle idratata lungo durante la giornata, durante le ore. Quindi è una cosa, l'acido ialuronico, che se ancora non avete incorporato nella vostra routine dovete veramente farlo. E poi qui ci sono due creme, queste sono le nuove creme, in realtà sono tutti e tre prodotti nuovissimi da LabCare Cosmetics. E poi ci sono le volevo dirvi anche come lo utilizzo, perché spesso mi chiedete come utilizzo i prodotti che vi faccio vedere. L'acido ialuronico complex si può applicare in realtà sia da solo come un siero prima della crema idratante, oppure si può mescolare alla crema idratante, e io è quello che faccio. Io lo mescolo alla crema idratante che utilizzo, perché utilizzo di solito creme idratanti diverse la mattina e la sera, e questo lo utilizzo sia la mattina che la sera, quindi appunto lo mescolo con diverse creme, ma potete utilizzarlo in entrambi i modi. E poi volevo farvi vedere le nuove creme sorbetto di LabCare, che sono super super leggere, quindi vanno benissimo per l'estate. C'è sia la versione energizzante e rigenerante che io consiglio a chi ha la pelle mista, e poi c'è la versione idratante che consiglio più a chi ha la pelle normale o secca. Per quanto mi riguarda, mi piace utilizzare questa la mattina, che è un pochino più leggera, e questa la sera, che è comunque idratante anche se è molto leggera. Poi qui, come potete vedere, c'è un altro prodotto di LabCare di cui vi parlo spessissimo. Amo questo prodotto e non so quanti veramente ne ho finiti, ormai anche questo sta finendo. Queste sono vitamine A, C ed E in gocce, e anche queste sono fantastiche, si possono mescolare a qualsiasi crema oppure si possono applicare da sole. E ragazzi, mi raccomando, informatevi, oltre all'importanza dell'acido ialuronico, anche dell'importanza delle vitamine da integrare nella vostra skincare routine. Io, da quando ho integrato le vitamine nella cura della mia pelle, la vedo molto molto più luminosa. È veramente una cosa, è una differenza molto evidente se andate ad utilizzarle con costanza. Naturalmente per i prodotti LabCare poi ne vedremo altri di questo brand, però vi lascerò intanto il codice sconto in sovraimpressione. Io ci tengo a specificare, non guadagno mai nulla sui codici sconto, ma il 40% di sconto può far comodo, ed è KISS40 e vi dà appunto il 40% di sconto su tutto il sito LabCare, con una spesa minima di 79 euro, che però va ancora scontata. Quindi, e vi ricordo anche che LabCare è un marchio 100% made in Italy, quindi se volete supportare il made in Italy, appunto, trovate il link qua sotto nel box informazioni. E poi qua dietro c'è la crema Chanel, questa è la crema mani ed è la Texture Rich. Avevo provato sia la crema quella leggera e poi ho voluto provare anche la crema con una texture più ricca, perché pensavo che fosse più idratante rispetto a quella classica, ed è effettivamente sì, è un pochino più idratante, ma comunque non è abbastanza idratante per me. Quindi anche la crema texture riccia, veramente ricca, è troppo, appunto non è abbastanza nutriente per le mie mani in realtà, perché io ho la pelle molto secca sul corpo e mista sul viso, quindi ho bisogno di una crema molto più idratante di questa. Ne sto usando un'altra che poi vi farò vedere. E poi qua dietro ci sono le mie maschere di Dior. Amo queste maschere. Questa è la Extra Plump ed è una maschera rimpolpante. E poi questa
che è invece all'argilla, eccola, questa invece è all'argilla rosa e mi aiuta a restringere i pori, toglie le imperfezioni. Ve la consiglio specialmente se avete la pelle mista o grassa. Di solito i prodotti a base di argilla li sconsiglio su pelli normali o secche perché potrebbe appunto seccarvela un pochino troppo, ma questa è fantastica perché è molto molto delicata ed è difficile trovare maschere all'argilla che siano anche delicate sulla pelle. Poi qui ci sono tre sieri, questi sono anche questi sono di Dior. C'è il Matte Maximizer che è un siero opacizzante, quindi anche questo consigliato per chi ha la pelle mista o grassa. Poi abbiamo il siero Plump Filler, questa è un'azione rimpolpante ed è anti-age. Consiglio a chi ha superato i 30 anni di utilizzare molti prodotti rimpolpanti perché danno veramente un bell'effetto. E poi questo che sto per finire è, eccolo, è il Lift Sculptor. Questo è fantastico, super leggero, potete usarlo sia se avete la pelle mista che se ce l'avete secca ed ha un bel effetto lifting. Infatti voglio assolutamente comprarlo nuovamente adesso che l'ho finito perché l'ho amato. Poi vediamo qui dietro, qui invece c'è un prodotto per la hair care, ve l'ho menzionato su Instagram diverse volte negli anni e anche una volta recentemente. Questo è l'olio per capelli Gisou, non so pronunciare questo brand, ma è fantastico. Tutti i prodotti di questo brand sono estremamente idratanti e funzionano davvero molto bene sui capelli. Questo è un olio, che contiene anche miele perché l'influencer che ha creato questo prodotto, suo papà è un apicoltore, quindi ha utilizzato appunto, ha unito questo alla sua linea di skincare con grosso successo, vi devo dire, perché appunto mi piacciono tutti i prodotti di questo brand che ho utilizzato. Unica cosa, se volete provare questo olio e avete i capelli sottili come i miei, vi consiglio di stare molto attenti di applicarne poco perché è super concentrato e quindi se ne mettete troppo sui capelli sottili potrebbe ungerli, quindi state attenti, ma lo consiglio veramente a tutti i tipi di capello, è fantastico. Poi qui abbiamo diversi prodotti Givenchy. Allora, il primo è questo, è Le Demoiselle. Notare il mio accento francese che probabilmente è terribile, ok? Le Demoiselle, no, Le Demoiselle. Io spero si pronunci così, de Givenchy, ok, almeno Givenchy lo so pronunciare. Una body mist profumata, ha un profumo, ragazzi, che è la fine del mondo. E non solo profuma, ma idrata anche la pelle. Io lo adoro. Mi piace soprattutto in estate con la stagione calda, perché non so se l'avete notato, non so se lo sapete, ma i profumi che noi ci spruzziamo in estate tendono a durare di meno per il fatto che ovviamente la nostra sudorazione aumenta e quindi scompaiono più in fretta rispetto alla stagione fredda, e questa è ottima da applicare e riapplicare per profumare tutto il corpo. Altri prodotti Givenchy, mi piace molto questo brand sia per il make-up che per la skincare. Questa è una beauty mist antifatica, è praticamente una acqua rinfrescante profumata che però ha anche un effetto antifatica, rinfrescante, e si può utilizzare anche per ritoccare il make-up. È sempre della stessa linea l'Intemporel Blossom, o anche il siero illuminante che è fantastico, ma ho appena iniziato ad utilizzarlo, però questi prodotti sono pazzeschi. E poi sempre di Givenchy c'è la Blanc Divine, questa è una crema notte illuminante che mi piace molto. Poi, allora, per quanto riguarda il tonico, non utilizzo sempre il tonico, a volte, soprattutto quando sento la pelle un pochino più grassa, magari vedo che ho qualche brufoletto che sta per esplodere, corro ai ripari con questo tonico. Questo è di Pixi ed è personalizzato, ci hanno messo il mio nome, non so se riuscirete
a vederlo. Ma sì, c'è il mio nome qui sull'etichetta, me l'ha personalizzato il brand. Io adoro le cose personalizzate, lo sapete. E questo è il Glow Tonic, che contiene 5% di acido glicolico, che è un ingrediente che mi piace moltissimo, appunto, specialmente quando vedo che la mia pelle comincia ad avere qualche imperfezioncina, perché mi aiuta sia a sgrassarla, ma soprattutto va a togliere le cellule morte, quindi è ottimo da incorporare nella vostra skincare. Non lo utilizzo quotidianamente l'acido glicolico, però è appunto un ottimo alleato per le pelli miste, grasse, non solo, ma soprattutto appunto per chi ha la pelle mista o grassa. Poi, sempre di Pixi, ho questo che è il Rose Body Balm con fiori di rosa, ha un profumo di rosa, ragazzi. Tutti i prodotti di questa linea profumano di rosa, che è la fine del mondo. E questa è una crema idratante nutriente per il corpo che sto appunto utilizzando ultimamente. Questo è il mio idratante corpo del momento e lo uso in realtà abbinandolo alle mie gocce autoabbronzanti, che sono queste, sono di Diego Della Palma. Queste sono le gocce per il corpo. Come vedete, vado veramente piano con gli autoabbronzanti perché la mia pelle è bianchissima e devo andare molto per gradi, e queste sono le 10-10 mix, appunto gocce autoabbronzanti che io aggiungo alla crema idratante. Questa è la versione corpo e poi c'è la versione per il viso, e questo appunto, come la versione corpo, vado a mescolarlo, ci metto solo 2-3 gocce, vado a mescolarlo alla crema viso, ma non ogni giorno, lo sto usando un paio di volte a settimana per adesso, e ho già una colorazione più scura di fondotinta, quindi è pazzesco. Poi qui ci sono 3 prodotti di Dior, 2 sono della linea Dream Skin. Questo è un siero perfezionatore, io amo i prodotti Dior, lo sapete, vado ad applicarlo, è anti-age e vado ad applicarlo prima ovviamente dell'idratante. E poi, sempre della stessa linea, c'è la One Minute Mask, è una maschera che va lasciata in posa appunto soltanto un minuto e fa effetto pelle nuova, praticamente va a togliere le cellule morte, lascia la pelle luminosa, è un'ottima maschera ed è vero che agisce in pochissimo tempo, che è una cosa molto rara da trovare, specialmente per quanto riguarda le maschere. E poi questo è della linea Hydra Life, che è la stessa linea delle maschere che vi ho fatto vedere poco fa, e questa è una polvere esfoliante ma molto delicata, che a contatto con acqua diventa crema, quindi è un esfoliante davvero super super delicato, un esfoliante meccanico perché ci sono i granelli. E per quanto riguarda gli esfolianti meccanici, io devo stare sempre molto attenta con la mia pelle, che appunto è super delicata, ma questo non mi dà alcun tipo di problema. Non lo uso però più di una volta, massimo 2 proprio alla settimana. Ok, così dovreste riuscire a vedere direttamente l'interno del primo mobiletto a specchio che vi faccio vedere. Ne abbiamo 3 in totale, uno a sinistra, uno a destra, così piccolini, e poi al centro è un pochino più grande. Quindi, allora, qui un sacco di prodotti, ragazzi, ce ne sono veramente tantissimi all'interno di questo specchio, vi faccio vedere naturalmente i più importanti. Allora, questo è un gel all'arnica che riassorbe tutti gli ematomi eccetera, ed è di Innovia Laboratoire, gel all'arnica al 90%, e questo l'ho utilizzato quando ho fatto il cool sculpting e mi era uscito appunto un ematoma qui sotto al mento. Ora potrei anche metterlo da un'altra parte in realtà, però appunto questo mi ha salvato la vita ed è stato utilissimo a farmi passare l'ematoma veramente tipo in un giorno e mezzo se n'era andato completamente. Qua su c'è il sapone, che è una barretta di sapone semplicissima che utilizzo per lavare la spugnetta, le beauty blender eccetera. Poi c'è questa è tipo la pietra comice per la cura dei piedi, niente di interessantissimo. Ci sono diversi prodotti di Hello Body, c'è l'Aloe Light, che è una crema giorno a base di aloe. È un po' che non la utilizzo onestamente, non mi piace più utilizzarla con il caldo perché è molto leggera.
E poi abbiamo il Rose Breeze, questo è un tonico, anche questo è ottimo, ma è della linea La Rosa, quindi consigliato per chi ha la pelle mista o grassa, altrimenti potrebbe essere un pochino troppo se avete la pelle secca. E poi sempre di Hello Body ho la maschera idratante all'aloe, è stata studiata per le pelli sensibili e questa è appunto una maschera da notte che si lascia agire tutta la notte, è idratante ma molto delicata. Poi c'è un altro prodotto idratante per il corpo, ho utilizzato un sacco di vasetti di questo prodotto, questa è la crema che ha il profumo più buono al mondo, è super dolce, sa di vaniglia ma è anche molto molto nutriente. Tra tutte le creme burro corpo di Lovecare questa è decisamente la mia preferita di sempre, il brand lo sa perché gliel'avevo chiesto migliaia di volte, ma ragazzi se avete Lovecare lo trovate, non ve lo dico abbastanza, ma lo trovate naturalmente sul sito internet che troverete nel box informazioni ma anche in tutte le migliori farmacie in Italia, e questa dovete, cioè se le vedete dovete veramente andare ad annusarla perché ha, oh, è la fine del mondo, se vi piacciono i profumi proprio dolci, cioè so proprio di torta, di, cioè è fantastica. Poi qui c'è un campioncino sempre di La Mer ed è il campioncino penso di una crema in realtà, della crema viso presumo, che sì, che voglio andare, di questo avevo provato della linea verde, avevo provato il siero che era favoloso, e questi mini size campioncini io li tengo sempre per i viaggi perché non voglio mai portarmi dietro tutti i flaconi grandi, pesantissimi, e questi veramente sono il salvavita quando sono in giro. Devo assolutamente parlarvi anche di questo prodotto che è di un brand che si chiama Boscia, penso si pronunci all'italiana, non ne sono certa, comunque lo trovate da Sephora, mi è stato inviato da Sephora un po' di tempo fa ed ho continuato ad amarlo, ragazzi l'ho praticamente finito. Questo è un prodotto che si applica direttamente sui brufoli, quindi proprio solo sul brufoletto, non su tutto il viso, e ve li asciuga in tempo record. Ragazzi, di solito lo applico se ho brufoli, lo applico la sera prima di andare a dormire, aspetto una decina di minuti che si asciughi completamente così non mi macchia la federa del cuscino, e poi la mattina dopo il brufolo, se non è completamente asciutto, è quasi completamente asciutto, ma accelera veramente di tanto la guarigione. L'importante è che lo applichiate su brufoli che non siete andati prima a martoriare voi, a spiaccicare, ok? Perché funziona soltanto su brufoli che non sono stati strizzati, quindi non fatelo. In ogni caso, non solo con questo prodotto, è proprio sbagliatissimo andare a stuzzicare la pelle, i brufoli, specialmente se ce l'avete molto sensibile come la mia. Io mi sono causata delle mini cicatrici sulla pelle perché andavo a spremere i brufoli, è proprio una cosa che non va mai fatta, ragazzi, non spremete i brufoli, piuttosto utilizzate prodotti come questo, io l'ho adorato, non va shakerato mi raccomando perché è fatto da due liquidi diversi, quindi la tentazione è quella di andare a shakerarlo, ma no, io lo prelevo con un cotton fioc, appunto vado bene sulla base a prelevare il prodotto e poi lo estraggo e vado appunto semplicemente ad applicarlo sul brufolo, super 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 consigliato. Il nome è Charcoal Spot Corrector perché è appunto a base di carbone, charcoal significa carbone in inglese. Qui sotto ci sono tutti i prodotti per la oral care, quindi la cura dei denti, ho il mio collutorio che non so mai se si dice con due L, due T, con una L, una T, ok, comunque è lui, avete capito, e questo è Elmex, utilizzo sempre quello sensitive perché da quando ho il piercing alla lingua, cioè da un sacco di tempo che l'ho fatto, che avevo 17 anni, da quando ho il piercing alla lingua tutti i colluttori mi bruciano sulla parte inferiore dove c'è ovviamente il foro, però sotto mi fanno male sempre, solo sotto bruciano tantissimo, e questo è uno dei pochi colluttori che io riesco ad utilizzare che non mi dà nessun tipo di fastidio, ma appunto deve essere quello sensitive. Poi, visto che mi chiedete spessissimo che cosa utilizzo per sbiancare i denti, quello che uso più spesso è Smile Brilliant, e questa è la mascherina esattamente fatta sull'impronta dei miei denti, quindi se andate ad ordinare il prodotto, e se non sbaglio ve lo fanno ancora perché questa l'avevo fatto un po' di tempo fa,
vi prendete praticamente l'impronta, voi la mandate al brand e loro vi spediscono la mascherina esattamente con la forma dei vostri denti, che è però molto diversa dalla mascherina Invisalign, perché queste sono molto più morbide, ok? È proprio un altro materiale. Mi trovo benissimo con questo sbiancamento. Le siringhette che contengono il gel con perossido di idrogeno, se volete sbiancare i denti, il mio consiglio è sempre quello di utilizzare prodotti o affiancare altri prodotti ad altri prodotti che contengono perossido di idrogeno, perché per mia esperienza solo quello mi sbianca i denti, che poi è quello che utilizzano anche i dentisti quando vi fate lo sbiancamento dal dentista, però in concentrazioni un pochino più alte, giustamente. Quindi quello che noi compriamo, che utilizziamo a casa, ha lo stesso ingrediente, il principio attivo, però un po' in meno concentrazione. Però questo è fantastico e su di me funziona alla grande, però appunto le siringhette che contengono il gel, essendoci perossido di idrogeno, io le tengo in frigo. Quando vi ho fatto il video What's in my fridge, che cosa c'è nel mio frigo, ve le ho fatte vedere, ma appunto sono di questo brand. Poi qui c'è anche il mio Invisalign, che in questo momento non sto indossando perché lo sto indossando solo di notte, perché si è macchiato tantissimo, quindi per me di giorno è proprio impossibile, ma tra una settimana, una decina di giorni o comunque un nuovo appuntamento per prendere delle nuove impronte, per fare le nuove mascherine, ragazzi, perché appunto il mio percorso Invisalign sta durando un pochino più di quanto pensassimo inizialmente. Questo è il mio spazzolino che è Oral-B. Avevo lavorato con Oral-B proprio per il lancio di questo spazzolino un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, e da allora non l'ho mai abbandonato, e già prima di lavorare con Oral-B nel lancio di questo spazzolino già utilizzavo un altro spazzolino elettrico Oral-B. Devo dire che per quanto riguarda l'oral care è il, sì, potrei dire proprio che è il mio brand preferito, perché di solito tra spazzolini e fili interdentali cerco sempre di utilizzare Oral-B. Non c'è un perché, ma mi sono sempre trovata bene con questo marchio. Questo è fantastico perché ha diverse funzioni, c'è anche la funzione delicata, che è quella che utilizzo io, perché le mie gengive sono abbastanza delicate, sì, non solo la mia pelle, anche le gengive, e quindi mi piace moltissimo questo perché ha diverse funzioni. Prima avevo quello che aveva un'unica funzione e questo lo preferisco di gran lunga, quello semplice. Ma arriviamo allo specchio centrale, al contenitore centrale dello specchio, dove c'è la maggior parte dei prodotti, perché è quello più spazioso. Nella mensola più in basso, qui come potete vedere, ho tutti i miei prodotti di Foreo. Bare è l'ultimo uscito, che sicuramente vi consiglio, va a creare più elasticità nella pelle. Poi qui abbiamo gli Acne Spot Dots, che non ho ancora iniziato ad utilizzare perché uso il prodotto che avete visto prima per il momento, fino a quando lo finisco. Qui c'è il nostro Brown Mini Face di cui vi ho parlato su Instagram. Qui invece ci sono diversi prodotti del brand Drunk Elephant, che è sbarcato da poco in Italia. Mi hanno spedito i prodotti appunto quando c'è stato il lancio e mi stanno piacendo tantissimo, ragazzi, cioè sulla mia pelle si comportano benissimo. Allora, la maschera, c'è la maschera idratante che ancora devo utilizzare. Poi c'è il siero con acido glicolico, appunto vi ho detto prima dei benefici dell'acido glicolico, quindi anche questo è un ottimo prodotto. Poi altro prodotto che invece sto per finire perché l'ho già utilizzata moltissimo, questa è la crema Sitango multivitamine per il contorno occhi, mi è piaciuta molto. E poi qua dietro altra crema che sto utilizzando molto, e per molto intendo 2-3 volte alla settimana, e questa crema a base di retinolo, perché appunto tutte le creme a base di retinolo vanno utilizzate 2-3 volte a settimana, ecco, non di più. Come sapete, il retinolo è uno degli ingredienti migliori per combattere le rughe, l'invecchiamento della pelle e anche l'acne, quindi informatevi anche qui, ragazzi, sul retinolo da incorporare assolutamente nella vostra skincare quanto prima. E poi qua dietro c'è il siero, è il Be Hydra Intensive Hydration Serum, ed è un siero che io abbino di solito all'altra crema, vi faccio vedere. Questo è appunto un siero idratante ma molto leggero e rinfrescante.
e lo abbino alla crema, eccola qua, ed è questa crema che è anche un applicatore, è un'ottima crema idratante, anche questa non è troppo pesante e appunto non dà nessun tipo di problema alla mia pelle, ed ha questo applicatore che se andiamo a premere fa uscire il prodotto dal centro, insomma adesso non andrò a farlo per non sprecarlo, però mi piace tantissimo perché non devo andare a pucciare le dita nella crema, ma è il prodotto che esce esattamente nella quantità di cui ho bisogno. Poi nella seconda mensolina, come potete vedere, per la maggior parte ci sono prodotti Labcare Cosmetics, che è un brand che io amo, con cui lavoro ormai già da un po' di tempo, ma che io amavo e apprezzavo già da prima di iniziare a collaborarci. Abbiamo il Super Serum definitivo, che sicuramente conoscete molto bene, oli idratanti naturali e acido ialuronico, e quando utilizzo questo non vado ad utilizzare l'altro acido ialuronico complex a 5 pesi molecolari, appunto li alterno. Poi qui ci sono tutti i prodotti della linea oro fluido di Labcare, che io amo ragazzi, questi prodotti costano poco e contengono vero oro 24 carati, ho il siero viso, la crema viso, il contorno occhi e poi l'oro fluido corpo, che mi piace soprattutto in estate, quando e se riuscirò ad essere abbronzata sarà fantastico perché illumina tantissimo. Poi abbiamo invece qui altro prodotto che sto amando ragazzi, specialmente da quando non ho più il filler al labbro, perché come sapete ho fatto iniettare la ialuronidase, non ho più filler al labbro e quindi sto amando questo prodotto, infatti ne ho già utilizzato un bel po' ed è il secondo tubetto che uso di questo. Questo è il filler lip concentratissimo ed è un prodotto che va a dare extra volume alle nostre labbra e al contempo le idrata, è un prodotto fantastico, provatelo se vi piacciono le labbra voluminose, è decisamente un prodotto che dovete provare. Poi là dietro, come vediamo, c'è il contorno occhi anti-age 3 azioni, altro prodotto di Labcare che io amo, questo lo consiglio specialmente la mattina perché ha un effetto lifting pazzesco e quindi appunto io lo applico di solito prima di andare poi a truccare il viso. E poi qua dietro ci sono altre due creme, altri due prodotti, questa la mettiamo di qua, facciamo un po' di spazio così vi faccio vedere più facilmente, abbiamo due prodotti molto molto importanti che io sto usando naturalmente ogni giorno prima di uscire di casa e sono i miei solari con fattore protezione 50, la crema Chanel mi dà fattore protezione 50, la crema di Darling invece mi dà un fattore di protezione 50 più. Entrambe sono ottime da utilizzare anche sotto il trucco. Mi raccomando ragazzi, sempre 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 proteggere la nostra pelle, anche se non andiamo al mare, anche in inverno, sempre sempre sempre. Questo è uno dei miei segreti anti-age più grandi, davvero. Proteggetevi dal sole, che è la causa numero uno di invecchiamento della pelle precoce. Poi qui c'è il Le Lift, questo è un siero rivitalizzante con l'applicatore e quello a pallina metallica, che quindi fa anche un bel massaggio, bisogna sempre essere molto delicati e leggeri però con questi applicatori ragazzi, però va a massaggiare molto bene, lo uso soprattutto la mattina per sgonfiare le borse perché ho sempre gli occhi gonfi la mattina, questo è fantastico, ed era parte del kit con gli eye patch di Chanel, però appunto ho finito gli eye patch ma mi rimane ancora il siero. Qui c'è questa box Le Soin Noir, sempre di Givenchy, e all'interno ci sono diverse maschere monodose del brand, maschere per gli occhi in pizzo, sono favolose. Poi qui ci sono altri due prodotti di Labcare, ci sono i patch liquidi per il contorno occhi, amo questo prodotto, e poi qua sotto c'è la crema per il viso con le microsfere attive, questa è quella anti-age, molto delicata, va bene sia per la mattina che per la sera, ci sono le microsfere leviganti che vanno ad aprirsi quando andiamo a massaggiare la crema sul viso. Poi qua dietro invece c'è un deodorante, devo ancora iniziare ad utilizzarlo, il brand è Wild ed è un deodorante ricaricabile
che, come potete vedere, è stato personalizzato dal brand e io amo tutte le cosine personalizzate con il mio nome. E poi, ultimo prodotto, che però non ho ancora provato, è questa maschera 3D filler che trovate da Sephora. Il brand è Dr. Brandt, però appunto non l'ho ancora utilizzata. C'è sia la maschera che il pennellino per l'applicazione. Arriviamo alla mensola più in alto, oltre ad esserci la crema Drunk Elephant che vi ho fatto vedere, c'è un'altra crema che sto utilizzando specialmente la sera, questa è di MAC ed è la Complete Comfort Cream. La utilizzo soprattutto la sera quando sento la mia pelle un pochino secca, perché è parecchio densa. Infatti la consiglierei soprattutto a chi ha la pelle secca o normale. Se avete la pelle secca potete utilizzarla tranquillamente ogni giorno. Per la mia pelle che è mista, grassa, mista in realtà, appunto, va bene una volta ogni tanto, solo quando ho bisogno di una dose extra di nutrimento. Poi c'è la crema mani, questa è di Hello Body ed è la Coco Touch. Questa è molto più nutriente di quella Chanel, mi ammorbidisce, idrata bene le mani e profumo di cocco, che come sapete il profumo al cocco è uno dei profumi che preferisco nella skincare, hair care, proprio in generale io impazzisco. Poi di Lush ho il Bubblegum Lip Scrub, questo è uno scrub per le labbra a base di zucchero e veramente vi ho voglia di mangiarlo, è buonissimo, appunto serve per togliere le pellicine dalle labbra. Altro prodotto di cui vi devo assolutamente parlare è questa maschera per la notte a base di acido glicolico. Questa la utilizzo una volta alla settimana, ragazzi. Uno, mi fa effetto esfoliante, quindi toglie appunto le cellule morte, ma soprattutto ha un effetto, l'acido glicolico, luminoso, cioè lascia la pelle super luminosa e non è assolutamente aggressivo. Io la lascio su tutta la notte e mi sveglio sempre con la pelle mille volte più bella di quando sono andata a dormire. Veramente mi toglie addirittura il rossore dalla pelle, che non è nemmeno un effetto di questa maschera, per su di me ha questo effetto, cioè mi toglie i rossori, mi illumina la pelle, combatte le imperfezioni. Questa la trovate, l'adoro, e la trovate da Sephora e si chiama Overnight Glow Mask. Purtroppo l'ho quasi finita, per farvi capire quanto mi è piaciuta. Come detergente ultimamente sto utilizzando molto, ho finito lo small size di questo prodotto e adesso ho il full size che mi è stato inviato da It Cosmetics, e questo è il Confidence in a Cleanser. Io ho lavorato con It Cosmetics proprio nel lancio del brand in Italia e da allora sono innamorata non solo dei loro prodotti di make up ma anche dei loro prodotti di skincare. Questo detergente è il detergente perfetto, è per tutti i tipi di pelle e confermo, funziona benissimo sulla mia pelle sia nei periodi invernali in cui era molto secca, addirittura si toglieva, tipo si squamava, avevo le crosticine da quanto era secca, ok? Ma funziona benissimo anche in questo periodo che invece ho la pelle molto lucida, molto mista perché fa molto caldo, è super delicato, non fa schiuma, quindi forse anche per questo è molto delicato, perché appunto è un gel, non va a fare schiuma, quindi non contiene ingredienti schiumogeni. Altro prodotto che sto utilizzando molto è questo contorno occhi di Fenty Skin, si chiama Flash Nap ed assieme all'idratante c'è anche il massaggiatore, praticamente l'applicatore. Io amo questi applicatori, mi raccomando, quando finite i prodotti, le creme con cui vi arrivano, non buttateli mai, perché poi potete andare ad utilizzarli con qualsiasi altra crema. Questo mi piace moltissimo, però non è particolarmente idratante. Per la sera di solito mi piace avere contorno occhi molto densi, questo invece è un pochino più leggero e quindi lo uso solitamente la mattina. Altro prodotto che ho scoperto recentemente, di cui mi sono innamorata, ragazzi, anche questo è di Labcare ed è il gel all'aloe concentratissimo al 99,9%. Il gel all'aloe sicuramente lo conoscete, è un prodotto che va benissimo su tutti i tipi di pelle, va benissimo se vi scottate come dopo sole, perché va ad idratare la pelle, a rinfrescarla
toglie i rossori, è molto delicato, quindi se avete la pelle super sfigata come me, che si arrossa per qualsiasi cosa, il gel all'aloe è un salvavita. Arriviamo all'ultima parte dello specchio, che è questa sulla sinistra. Allora, qua sotto ci sono cotton fioc, dischetti di cotone, le mie pinzette, queste sono di Dior. Poi questo è un prodotto che vi voglio assolutamente consigliare, è il numero 6 di Olaplex, lo tengo così perché sono già a metà ed è molto denso, quindi è difficile far uscire il prodotto. Questa è una crema idratante, quindi va a nutrire ed idratare i capelli, ma è anche un protettore termico, quindi lo applico non appena esco dalla doccia, appena ho lavato i capelli, prima di asciugarli con il phon. Poi qui di Kiehl's ho un detergente per il viso, che però uso di solito più quando vado in giro, me lo porto dietro perché è piccolino. Qui ci sono altri prodotti di Hello Body, c'è la Coco Day, che è una crema leggerissima per il viso, e poi qua dietro c'è invece il detox scrub. Questo è uno scrub meccanico al caffè, è ottimo, ma lo utilizzo una volta a settimana, assolutamente non di più, altrimenti può essere aggressivo sulle pelli delicate. E poi qua dietro c'è il detergente di Drunk Elephant, che tengo qui per quando finirò quello di It Cosmetics, ma per adesso non l'ho ancora provato. Poi qui sulla seconda mensolina c'è il segreto delle mie ciglia lunghissime, ragazzi, che è Revitalash, ed è questo siero per le ciglia che su di me ha fatto miracoli, perché le mie ciglia non sono assolutamente così lunghe di natura. E poi mi è finalmente arrivata un'altra confezione anche del siero, questo è ciglia e sopracciglia, quello Revitalash è solo per le ciglia, e questo è di Hair Burst. Appunto, finalmente mi è arrivata una nuova confezione. Quello Revitalash vado ad applicarlo perché è un pennellino solo sulla base delle mie ciglia, proprio dove iniziano a crescere, mentre questo, che ha uno scovolino simile a quello del mascara, lo applico sulle lunghezze delle mie ciglia. E qui dietro ne vedete già un altro di Revitalash, perché appena finisco questo avrò già l'altro. Inizialmente lo applicavo ogni sera, il Revitalash, adesso che le mie ciglia hanno raggiunto la lunghezza che volevo, vado ad applicarlo soltanto 2-3 volte a settimana come mantenimento. Poi qui ci sono altri prodotti Hello Body, di cui vi parlo più spesso in realtà su Instagram, se mi seguite su Instagram li conoscete. Altro prodotto di cui non posso fare a meno è questa è la Tretinoina Same. Questo, ragazzi, però è un prodotto che ha bisogno della prescrizione medica, lo prendete solo in farmacia, quindi dovete veramente chiedere per forza al vostro dermatologo, al vostro medico, non potete andare a comprarlo così. Io vado sempre ad acquistarlo con la mia amica che è dermatologa, quindi me ne compra tipo 2-3 tubetti ogni volta. E questo sì, questo è retinolo, ragazzi. Ne applico poco su tutto il viso e sul, diciamo, sul collo, solo sulla parte superiore del collo. Lo uso come la crema che vi ho fatto vedere, sempre a base di retinolo, 2 massimo 3 volte a settimana. Quando ho iniziato ad utilizzarlo dovete andare per step, perché può essere un po' aggressivo, però quando la vostra pelle si abitua, appunto, potete poi utilizzarlo 2-3 volte alla settimana ed è un anti-age pazzesco. Non va però utilizzato in estate se vi esponete al sole, perché causa bruciature se lo utilizzate e poi vi appunto andate al mare, per esempio, una cosa che non potete assolutamente fare, ed è per questo che io non mi espongo al sole e applico sempre la protezione 50 se devo uscire. Comunque questo sì, il retinolo va applicato sempre solo la sera, proprio perché appunto lo applichiamo e poi andiamo a letto, quindi non siamo esposti alla luce. Poi qua dietro potete vedere i miei prodotti di Hey Cutie, l'altro è nella doccia, tra poco ve lo faccio vedere, ma ci sono Like a Filter, che è un siero per il viso, questi sono i prodotti di Lolla, e qui invece c'è il Wash the Face Off, che è un olio detergente che non ho ancora utilizzato perché utilizzo la schiuma detergente sempre di questo brand, mi piace un sacco. E poi qui ci sono altri prodotti del brand
brand Taba, di cui magari vi parlerò più avanti perché li sto testando in questo periodo. E qua sopra c'è un mix, qui c'è l'acqua micellare che sto utilizzando in questo periodo di Garnier, la Glow Job, la maschera glitterata fantastica di Too Faced, che è una peel off mask, e poi qui ci sono altri patch occhi del brand Patchology, che trovate sempre da Sephora, gli altri prodotti di Max Liss per i capelli, che però non utilizzo da tantissimo. Qui abbiamo il doposole di Dior, e qui c'è invece la mia pietra in quarzo di Audacité, che uso per massaggiare i prodotti skincare sul viso. E avete visto tutti i prodotti per la skin care, body care. Adesso passiamo, qui in realtà nella vasca da bagno, sulla vasca da bagno non ho tantissime cosine, c'è qualche bomba da bagno che sono curiosa di utilizzare. Queste le ho prese un po' di tempo fa qui in un'erboristeria ad Amsterdam, ve le avevo già fatte vedere, ma ne avevo altre di Lush che dovevo utilizzare prima. E poi qui invece c'è questo Miso Shape di RVB Lab, è una benda modellante che voglio provare, mi è appena arrivata. Ma arriviamo finalmente alla doccia, quindi vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzo per i capelli, qualche altro prodottino che utilizzo nella doccia. Adoro il getto d'acqua di questa doccia, è fantastico, è bello ampio, super massaggiante. Ma poi altra cosa che adoro sono questi cosini, è un vero e proprio idromassaggio che appunto ti massaggia mentre fai la doccia, è fantastico. Adoro anche questo porta prodotti che mi avete consigliato voi, l'ho trovato su Amazon, non mi ricordo esattamente che cosa ho scritto, ma una cosa tipo porta prodotti doccia, una cosa del genere. Ma entriamo, vi faccio vedere tutte le cosine che ho qui, che sono tante. Qui forse ci sarà un eco ancora più forte perché sono proprio all'interno della doccia, ok, per farvi vedere tutto. Di Pixi ho due prodotti che sono della stessa linea alla rosa della crema corpo che avete visto prima, hanno un profumo pazzesco. Uno è il Rose Body Cleanser, che è un doccia schiuma, appunto il profumo di rosa, e l'altro è il Rose Body Polish, che è invece uno scrub meccanico, quindi anche lui contiene i granelli. Poi qui ci sono altri prodotti, shampoo e balsamo di Mermaid & Me. Di questo brand vi parlo molto spesso su Instagram perché è un brand con cui lavoro, e tutti i contenuti sponsorizzati che ho con loro, quasi tutti, sono su Instagram, quindi non ve ne ho mai parlato tantissimo qui su YouTube. Ma anche Mermaid & Me è un brand con cui sì lavoro, però sono anche prodotti che io utilizzo proprio nella mia vita quotidiana. Infatti al momento sto utilizzando lo shampoo della linea Avo in Love, che è molto nutriente, ed il conditioner della linea Raw Coconut, che invece è super idratante. E poi qui altro prodotto di Foreo, questo è il Luna 2 se non sbaglio, e lo utilizzo quando faccio la doccia ancora bagnata, perché prima di filmare ho fatto la doccia, e questo lo utilizzo appunto per pulire la pelle in profondità, è 100% waterproof e si può utilizzare anche sotto la doccia, è comodissimo. E poi sul nostro portaprodotti che ho aggiunto io, allora qui ho questa spugnetta, anche questa è di Hello Body, e vado naturalmente a massaggiarla sul corpo sempre per togliere tutte le cellule morte. Poi qui ci sono, allora questo è un doccia schiuma, sempre di Hello Body, della linea Coco, profumo di cocco è pazzesco. Altro doccia schiuma che mi piace moltissimo è questo di Chanel, ha un profumo buonissimo, peccato che non dura tantissimo sulla pelle il profumo, mi piacerebbe che restasse un pochino di più. Poi per quanto riguarda i capelli sto utilizzando la Raw Coconut Clay Mask di Mermaid & Me, che è super idratante, e poi altra combo per i capelli che io amo e utilizzo questi prodotti ormai da anni, sono i prodotti del mio parrucchiere di fiducia a Trieste, cioè Goran Wieler, che come sapete ha una sua linea di prodotti per capelli che si chiama Premier Repair, e contengono aminoacidi e vanno a riparare i capelli. Io adoro questa combo, e questo è lo shampoo e questa è la maschera. Non utilizzo mai soltanto balsamo, utilizzo ogni volta che lavo i capelli
capelli sia il balsamo che la maschera, sempre, 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 perché i miei capelli sono super secchi e ne hanno bisogno. E poi qua sotto, altro prodotto per i capelli che vi voglio consigliare, ragazzi. Questo è nuovo ed è l'Olaplex numero 8, appunto, il numero 8 è l'ultimo prodotto uscito. E questa è una maschera ad idratazione intensa. Io amo questo brand, alcuni step di questa hair care vanno fatti dal parrucchiere in salone, altri appunto si possono fare a casa e ragazzi, questo è favoloso. Poi qui abbiamo il detergente per il viso di Hey Cutie, di cui vi parlavo poco fa. Amo questo brand e questo è il Stay Clean in Fluffy Blue. Hanno due versioni, la Fluffy Blue è per le pelli miste grasse, poi c'è la versione pink per le pelli normali e secche. E poi qui abbiamo questo prodotto, lo trovate sullo shop di Carlita, mi è stato spedito proprio da lei e amo questo prodotto. Ho usato sia la crema alla banana di questo brand che si chiama Nakomi ed era favolosa, cioè un idratante veramente favoloso. E adesso sto utilizzando questo Sugar Foot Scrub, che è uno scrub rinfrescante per i piedi. Super consigliato specialmente in estate, ragazzi. E poi qua sotto c'è invece un altro scrub di Hello Body, è il Coco Glam, è quello appunto uno scrub per il corpo che è alterno a questo di Pixi. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto questo video, che vi sia stato utile, che abbiate scoperto magari qualcosa di nuovo. Spero abbiate notato il mio nuovissimo pigiama in seta di Victoria's Secret che adoro. Non potevo non menzionarvelo perché veramente morbidissimo e super fresco, ve lo consiglio assolutamente. Se vi piace, se lo avete notato sul sito di Victoria's Secret, ragazzi, prendetelo, è un sogno. Comunque sì, questo è quanto per il video di oggi, mia family. Io vi do un bacio enorme e come al solito chiudiamo questo video con un abbraccio fortissimo perché vi voglio tanto bene. Siete pronti? Venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimo. E io vi aspetto domani, sempre puntuali, alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!